È stato presentato nella sede del Palazzo Badini a Pordenone Humus Park 2014, il meeting internazionale di Land Art a cadenza biennale con la direzione artistica di Gabriele Meneguzzi e Vincenzo Sponga, che avrà in questa edizione una doppia sede, il Parco del Castello di Torre e il Palù dell'Ivenza, sito palafitticolo patrimonio UNESCO. Un progetto che il Comune di Pordenone ha condiviso con i comuni di Polcenigo e Caneva, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e provincia di Pordenone. Sindaco Claudio Pedrotti, Humus Park è contagioso. Il fatto di vedere che ci sia stata una risposta così pronta, anzi in un certo senso c'era stata un'offerta dagli altri comuni di partecipare, la dice lunga, uno sulla validità della formula, due su chi, sulla qualità di chi aveva pensato a organizzare la prima volta questo Land Art a Pordenone, che adesso è diventato di fatto un appuntamento non solo nazionale ma internazionale. Siamo veramente fieri che questo virus si diffonda con questa rapidità. La Land Art è un qualcosa di straordinario, perché permette di costruire con il materiale che si trova in loco opere d'arte che rimangono fino a quando poi si consumano, e io penso che sia un qualcosa veramente di molto molto significativo, che attrarrà qui in provincia di Pordenone gente un po' da tutta Europa e artisti che vengono anche da altre parti del mondo, quindi una grande vetrina per il Friuli Venezia Giulia. Circa 70 artisti nazionali e internazionali lavoreranno a coppie dal 18 al 31 maggio per realizzare le opere di Land Art che resteranno esposte per tutta l'estate. Vincenzo Sponga, qual è lo spirito di Humus Park? È da sempre nato per la natura e con la natura. Noi vogliamo che chi gioca a Humus Park, parlo degli artisti chiaramente, possano toccare con mano la natura, giocare con la natura, e poi la natura con il tempo si riprenderà tutto. Partiamo dalle scuole medie con un progetto europeo per Montagna Leader, che raccoglie praticamente tutte le scuole medie della Pedemontana in un progetto peraltro già sviluppato. Poi ci sono i due istituti d'arte che partecipano, il liceo artistico di Cordenonse, Ipsia di Bruniera, e poi ci sono le accademie di Carrara, Torino, Bologna, Milano, Brera, e poi l'Accademia di Venezia con tre studenti di fotografia che documenteranno il work in progress di tutta la settimana dei lavori.